piace, mi sta camminando tutti. La mia amica non mi stila. Dai, sessione Portanova 3 premia il calcio europeo per la volta di questa bella sfida di Vinci di noi. La sessione sette palle premia questo altro cavaliere con la cavalla grigia che ci lascia tra gli applausi del pubblico di Ventimiglia. Ecco la cavalla qua, un accento di Leonardo Giovanni Rotti. Non avevo bisogno di suggerimenti. Parlando della sua bella pedra grigia, premia Paolo Parole. Ecco, era quello che la lascia al posto. La signora Nardi ha premiato questo giovane cavaliere che esce tarantollando senza bisogno di frustare tra gli applausi del pubblico. Complimenti da cavallo. Versi Lungo 2014, seconda edizione del Memorial Pietro Illardi. Ancora una Amazzone, una giovane Amazzone, dovrebbe essere Jessica Costa, da Trapia, Benny Costa. Mentre la volta di un'altra Amazzone, può mettere pure la cavallina al passo, grazie. L'altra cavalla grigia, una esce e una entra, un orato. La signora Ilagi premia, attenzione, esce Roberto Calpinato nella volta di Salvatore La Rosa, attento con poca forte. È un mio amico, un ragazzo di Trattia, eravamo ragazzi insieme, la splendida cavalla italiana, allevata dall'allevamento Portino della Marchesa Portino. Presidente del Consiglio Rosario Zanoni. Che sono all'ingresso del link di Patrizia, pare a tempo di stanza del ragazzo. Ci dici come ti chiami? Giuseppe Guardino. Giuseppe Guardino viene premiato dall'assessore Portanova. Adesso è la volta di... Nunzio viene premiato dal vice sindaco. Salerno, come si chiama? Ingegnere Salerno, assessore di Spenza, premia anche Piero Salerno, forza assessore di Spenza.
la giovane Amazzone. Un applauso per questa giovane Amazzone. Facciamo sentire il calore al pubblico presente a Ventimiglia di Sicilia. Attenzione, un fate lungo ragazzi. Attenzione, bravi. Usciamo, dai, forza, usciamo sotto. Amico Cavallo di Trappia. Facciamo un po' di propaganda. Anno orientale, attenzione.
di stare distante, raccomando a bambini di stare al centro della piazza, per favore, bambini, grazie. Allora il sindaco, che è molto giovane e coraggioso, premia con l'aiuto del potente vice sindaco, premia lo stallone di Parsifal, bello, complimenti! Complimenti veramente per questo bellissimo cavallo al signor Bandì. Cedo la parola volentieri al SICE di Piano Castello. Filippo Favada viene premiato dalla signora Icardi. Un applauso per una cavalla spagnola della scuderia di Nino Navarra da Montemaggiore Belsito. Un applauso per questo giovane cavaliere, da notare l'assetto perfetto, la compostezza. L'assessore Di Stefano premia Gaetano Navarra, premia Gaetano Navarra. Vediamo a cavallo, è una figura di alta scuola spagnola, ecco, vediamo un accenno di basso spagnolo, adesso la volta di Filippo Favada. Ancora un cavaliere sul cavallo spagnolo. Il nome del cavaliere vorremmo sapere. Ciccio Di Martino, da Montemaggiore Belsito, scuderia Nino Navarra. Un applauso per Ciccio Di Martino, che viene premiato dalla signora Icardi e esce al galoppo raccorciato. Alla volta dei frisoni, Dulcis in fondo, Salvatore Oliveri e Benedetto Conigliaro. Un applauso, questi cavalli faranno un po' anche di esibizione su questa piazza. Questi cavalieri lavorano con Loreto Scozzari, sono suoi allievi e vengono presentati Rosario, grazie. Broccolo, Rosario Broccolo. Scuderia Bambinella di Cimina. Molto belli, molto qualitativi questi cavalli frisoni. Vediamo il passo spagnolo. Raffaele. Premia la signora Icardi e il vice sindaco, premiano questi due cavalieri. Giuseppe Bambinella e Domenico Broccolo. Rosario Broccolo, scuola, ci saluta, ringraziamo la scuderia Loreto Scozzari per aver partecipato a questa manifestazione e averci onorato della sua presenza. Un applauso a Loreto Scozzari, che vediamo accanto a Nino Navarra, questi uomini di cavalli che portano avanti con grande fatica questo lavoro per poter fare conoscere a tutti la alta scuola, l'arte equestre, andiamo a Pisone, ancora un cavaliere da premiare, ancora un elegante passage, questo trotto rilevato, quasi sospeso, si chiama passage, questo invece è un piaffer. Possiamo sapere il nome di questo bravo cavaliere? Daniele, poi
cognome, penso, no? Daniele Costantino, molto bravo Daniele. La leggerezza della sua mano soprattutto. Perché la potenza controllata del cavallo potrebbe... Il sindaco a premiare, dai! Ancora un applauso per Giovanni Accardo! Ancora un cavaliere, cavallo spagnolo. Possiamo sapere il nome di questo cavaliere montato su questo cavallo grigio? Gabriele Coniglio. Molto bello questo cavallo. Scuderia Evola Vincenzo. Spagnolo e il cavallo Frisone era già stato premiato, vediamo una piccola esibizione di passaggio, molto ben fatto questo cavallo. Questo è un cavallo penso addestrato da Francesco Nidoli. È montato da Icaro, si bruciò le ali e cadde nel mare di Sicilia.